Che cosa dire ragazzi? Parlando dei sogni, io avevo un sogno che era quello di fare l'attore. A 12 anni già facevo ridere i miei amici facendo le scenette, facendo il cretino per farli ridere. Quando un giorno mi accorsi a scuola, mi ricordo in prima media, che per far ridere tutti i ragazzi che erano con me, io simulai una caduta per le scale, però in realtà mi ruppi la gamba veramente, quindi ero cretino completamente, però da lì capii che volevo essere non al centro d'attenzione, ma volevo regalare sorrisi agli altri. E quindi ho seguito il mio sogno, ho cominciato a fare teatro con enormi difficoltà. E poi, ripeto, lo dico a tutti, veramente la vita può cambiare in un giorno. A me è cambiata in un solo giorno. Una mattina ho ricevuto una telefonata per un incontro a cui non volevo neanche partecipare, non volevo neanche andarci. E invece poi ho incontrato la persona che ha cambiato la mia vita, che era Lina Wertmüller. Quindi ho fatto un incontro con lei e da lì il mio sogno si è realizzato. Quindi accade, succede. Come diceva Paolo Coelho, insomma, noi desideriamo le cose e vedrete che le cose si avverano, la forza dell'attrazione. Quindi credete nei sogni e non vi arrendete.